Sono due, Piero Aiello al Senato e Paolo Parentela alla Camera dei Deputati, i rappresentanti catanzaresi della prossima legislatura appena eletta. Piero Aiello è nato ad Ardore, in provincia di Reggio, il 30 giugno del 1956. Medico di professione ed ormai catanzarese di adozione, in questa circoscrizione è stato eletto consigliere regionale nelle file del PDL e dal momento dell'elezione a Palazzo Madama, quarto in lista, era assessore all'urbanistica della Giunta Scopelliti. Paolo Parentela è invece un'assoluta new entry, nato nel capoluogo il 1 ottobre del 1983, sale a Montecitorio assieme all'esercito dei Grillini, il movimento che si richiama alle radicali posizioni di protesta e proposta avanzate da Beppe Grillo. Reduce dalla disastrosa esperienza al call center di Fommidia, il neodeputato rappresenta con la sua elezione un importantissimo segnale politico che emerge dai Tre Colli. Proprio a Catanzaro, città storicamente poco incline alle novità, il Movimento 5 Stelle ha fatto registrare un'altissima percentuale di preferenze, di cui d'ora in poi l'amministrazione di centrodestra e l'opposizione di centrosinistra dovranno tenere conto. E questo è il brindisi per l'apertura del Palazzo del Duomo nel centro storico di Catanzaro che apre al pubblico per mostrare le sue meraviglie. Siamo con Giacomo Borrino che di questa meraviglia è un po' il protagonista per farci spiegare di cosa si tratta e qual è il valore storico di questi ambienti. Allora, il palazzo è un palazzo stile Liberty con delle strutture esterne in stile barocco. Il palazzo appartiene al periodo del fine 800 e diciamo i proprietari originari di questo palazzo sono la famiglia Lucà, residenti inizialmente nella taverna dove loro possedevano la loro residenza abituale. Il palazzo Lucà rappresentava la loro residenza cittadina e questi ambienti che andremo a visitare costituiscono esclusivamente la zona pranzo, perché il palazzo si distingue su tre livelli. Il livello superiore era adibito semplicemente come stanza da letto e stanza di riposo, e compresa anche una cappella, come tutte le famiglie nobiliari sappiamo che avevano la chiesetta in casa. E c'è un quadro interessante della scuola romana di Tino De Gregorio ed è del 1929, molto interessante, ed si tratta di un'immagine di una Madonna con uno stile puramente napoletano, di carattere napoletano artisticamente. Noi vogliamo rendere questo luogo gradevole come un punto di riferimento per chi vuole passare una serata seguendo degli stilemi di una volta, dove potersi ritrovare con tranquillità, quasi fare un salto nel passato e trovare l'equilibrio di una volta, vorrei dire, senza molto chiasso. In queste pareti veramente si ritrova un senso del passato, e passato in questo appartamento significa trovare un equilibrio che dà serenità. Come nasce la Sorbara artista? E mi sono ritrovata a disegnare già da bambina e quindi le scelte anche scolastiche sono state quasi obbligate. E mi sono sentita artista quando, come dire, il mio lavoro ha cominciato ad avere un certo indirizzo e a dire delle cose importanti. Oh.
Allora, questo lavoro è uno di una serie di tronchi che contengono tutti quanti i rifiuti. Questi lavori nascono dalla consapevolezza e dalla conoscenza di questa isola di plastica che c'è nel Pacifico. Durante varie ricerche il mio interesse al riciclo, al riutilizzo dei rifiuti mi ha portato a questa scoperta e da lì questa volontà di voler rappresentare, ecco, questo accumulo quasi compulsivo che l'umanità ha fatto nei confronti di quello che produceva. Ci descrivi la tecnica con cui allestisci queste opere? La tecnica è appunto quello di eliminare una parte del lavoro, di quello che io prendo come struttura, che può essere sia un tronco che una scultura di una forma umana, e contaminarla. Ecco, io penso che questo vada proprio a far vedere come dire, anche l'apparenza di qualcosa che è completamente naturale, come questo tronco visto dall'altro lato, può invece essere completamente pieno di noi. L'Accademia è la mia casa, la mia seconda casa, perché appunto come artista sono cresciuta e nata qui. E quello che mi dispiace è che come ogni casa c'ha tanti problemi e l'Accademia di Catanzaro, come dire, è poco amata. E quindi spero che nel tempo chi di competenza abbia la capacità e la lucidità di capire che questo è un posto che porta cultura, porta tante persone anche in questa città e che può far girare la nostra Calabria nel mondo, e quindi è un'università, è un posto importante per i giovani anche di questa regione e di questa città.